Saluto a tutti da Stefano Raucci, ben trovati. Nuovo appuntamento con eccellenze italiane. Ospite nei nostri studi è la dottoressa Lucia Bondi, ortopedico e specialista nella eh, chirurgia del piede. Allora, dottoressa Bondi, intanto benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, eh, cominciamo ad entrare un po' nell'argomento perché sono diverse no? le, le, le difficoltà, le patologie che possono andare a colpire il piede, noi a volte non ci pensiamo, però. Mi viene in mente la luce Valgo, che forse è tra le cose più comuni, ma ci sono tante altre sfere di intervento. Poi le vedremo anche con l'ausilio delle immagini. Eh, quello che le voglio chiedere è: è vero che si sta diffondendo una chirurgia di tipo eh, mini invasivo che rispetto al passato non tutti ancora conoscono? Sì, è verissimo. Diciamo che è stata già introdotta da una decina di anni in Italia. E sta prendendo sempre più piede, uno perché effettivamente viene più gradita dal paziente, perché arreca meno dolore nel postoperatorio operatorio certo. e permette una riabilitazione più, più veloce. E ah. dall'altro anche dal chirurgo che comunque eh, apprezza il fatto di rispettare più le strutture nobili, i tessuti, e, e quindi di, eh, di facilitare ecco, il recupero del paziente. Allora, cominciamo a vedere un po' di immagini perché credo che sia poi la cosa migliore, soprattutto per chi ci guarda, così lei ci commenta e ci spiega. Allora, che cosa vediamo qui? Questa in realtà è la patologia più frequente che colpisce le donne della luce valgo, quindi mm -hmm. una deviazione del metatarso e della falange che si accompagna spesso alla formazione di un'esostosi che noi chiamiamo appunto in, in, in termini medici esostosi o desostosi che in realtà in gergo viene conosciuta come cipolla ah. e che quindi arreca un fastidio nella calzatura perché entra in conflitto con la calzatura. Certo, assolutamente, Beh, insomma e immagino anche il dolore no? perché sì, poi molto è, questa è molto fastidiosa. È molto diffusa, diceva, tra le diciamo donne ma anche tra gli uomini? oppure... Di più nelle donne perché mm. nella forma idiopatica, quella sconosciuta, praticamente... Ha una um, componente ereditaria ed è più diffusa nelle donne, tant'è che il 40% circa delle donne ne soffrono in età adulta. Vediamo quest'altra immagine, qui fa anche un po' impressione perché c'è proprio una, un posizionamento scomposto, direi, no? Del... Del, del, del dito insomma che va dietro. Cioè, ce la spiega un attimo? Sì, questa è una luce valgo molto più grave. Eh. Quando l'alluce comincia a deviare anche di molto del suo, dal suo asse eh, sposta mh, anche il dito. Infatti, nella foto si vedeva anche un dito a martello. Proprio per far vedere che le varianti sono tantissime, da una forma meno grave che avete visto prima a una forma più avanzata, una avanzata dove comincia a dar fastidio alle dita. Domanda se vuole banale, ma da, da osservatore, no? Ecco, se rimettiamo la seconda foto che abbiamo fatto vedere, ma mh, cioè per arrivare a quel punto non è tardi poi per intervenire, cioè, io immagino che lì. L'intervento no. richiede anche più difficoltà, no? Cioè, no? No, no, non è tardi, è sempre fattibile e spesso il paziente arriva in questa fase eh, perché in realtà quando la luce si sposta dal suo normale asse, tutto sommato viene sopportato in un modo ah. o in un altro. Il secondo dito, quando invece si lussa e comincia a diventare a martello o ad artiglio, diventa incompatibile con la calzatura. Quindi, spesso il paziente decide in questa fase di operarsi. Eh, no, perché in effetti insomma, immaginavo la difficoltà ecco, nel calzare una qualsiasi scarpa e anche la difficoltà del movimento, perché noi camminando no, poggiamo il piede a terra, quindi... Ovviamente, poi ci sono tante altre patologie, no? mi viene in mente la spina calcaneare, per esempio, sì. che è molto diffusa, se ne sente sempre parlare. Si può paragonare a che cosa? A una puntura, a uno spillo? Un... Diciamo che il paziente riferisce di avere un chiodo nella eh. calzatura, che poi la spina è una calcificazione della fascia plantare, cioè in realtà è un. Uh, è un fenomeno che poi si associa a tanti altri problemi del piede, però il sintomo spesso riferito è proprio questo dolore puntorio assimilato ad un chiodo dentro la scarpa. Il consiglio della specialista qual è? Cioè intervenire subito appena si manifesta il dolore perché magari è meglio per tante ragioni oppure se uno riesce a sopportare e a far fronte è un discorso che si può anche portare nel tempo prima di intervenire? Allora, solitamente io in qualsiasi patologia del piede, a meno che non sia una frattura, un evento traumatico, certo. preferisco sempre andare per gradi. La prima cosa è trattare la patologia possibilmente laddove c'è un problema d'appoggio con un ortesi plantare, quindi un plantare fatto su misura. E quello che ci tengo a dire è che deve essere prescritto da uno specialista, perché un plantare poi può sconvolgere tutta la postura. E dopodiché si può andare per, per altri gradi, ecco, eh, utilizzare eventualmente della fisioterapia, della terapia medica e poi l'ultimo stadio è l'intervento chirurgico. Vediamo ancora delle altre immagini, Questa, per esempio? Questo è un alluce rigido, eh, come vedete la tumefazione è dorsale perché si forma una grande calcificazione al di sopra dell'articolazione che comporta quindi una rigidità di questo segmento, ossia l'alluce non si muove più e di conseguenza oltre a recare dolore anche in questo caso porta alterazione del passo perché non, ah. nella fase finale del passo dove l'alluce dà la maggior spinta non avviene Viene il a piede mancare. ruota. Sembra quasi una, una ciste, qualcosa, sì, no? una sì. protuberanza. C è osso, è Osso, eh, sì, in effetti. Oh, C'era anche un'immagine precedente, vediamo se riusciamo a recuperarla mentre la dottoressa parlava, perché magari ecco. Spiegare, eh, ecco questa. Queste sì, questo? sono delle dita a martello. A martello. Sono delle dita a martello, ecco come vedete sul dorso delle dita si vede quella tumefazione che non è altro che una borsite uh -huh. che è dovuta al conflitto tra il dito così, eh, diciamo, deformato e la calzatura, ed è altrettanto dolorosa. In effetti, insomma, la, la domanda che viene a spuntare è come si fa ad avere una vita normale in quelle condizioni. Lei che risposta dà? Cioè che... che solitamente il paziente si deve adattare, ma in quelle situazioni arriva disperato perché non, non riesce più a calzare una calzatura eh, comoda, ma allo stesso tempo la maggior parte dei pazienti con queste situazioni sono anche donne e che quindi gradiscono anche un aspetto estetico nel vestire certo. e perciò ecco, non accettano di dover mettere una calzatura ortopedica, una calzatura. Eh, non proprio eh, di moda, eh sì, è chiaro che anche dal punto di vista estetico, insomma, non solo la vista, e poi anche la praticità, eh, c'è tutta una serie di impedimenti che stiamo vedendo poi attraverso le immagini. Anzi, ringrazio la nostra regia che ci accompagna eh, mandandole in onda. Um, faccio una domanda: ecco, poi commentiamo questa cosa. Domanda del, dell'uomo semplice, diciamo, osservatore, ma il tipo di calzature che indossiamo o il tipo di vita che facciamo possono portare o diciamo complicare l'insorgenza di queste manifestazioni. Dico la luce valgo per dire altro alla spina calcaneare. O... Cioè dipende anche per una persona che sta bene. Eh... Un tipo di calzatura che indossa, un tipo di vita che fa, un tipo di sport che fa, può portare all'insorgenza di queste manifestazioni o no? Sicuramente possono essere dei fattori scatenanti eh. o aggravanti. Eh. Nel, nel patologie come la luce valgo dove c'è una trasmissione ereditaria, la calzatura io dico che è un fattore ambientale, tant'è mm. che ho pazienti che operano a un piede ad una luce valgo e l'altro piede no. Quindi dico sempre: non si è mai messo una scarpa a punta e l'altra quadrata. Certo. Quindi in realtà ecco, se c'è una predisposizione la calzatura è sbagliata sia per tacco che per tomaia. Che pianta del piede può aggravare o facilitare l'insorgenza di una patologia. Commentiamo quest'altra immagine, dottoressa. E questa invece, diciamo, è un, è un quinto dito varo. e Vedete indicata quella che noi chiamiamo bunionette, che in questo caso è quella protuberanza che sull'alluce è molto più evidente, sul quinto dito è più piccola però da reca allo stesso tanto fastidio perché nelle fasi del passo entra in conflitto anche questo con la calzatura. Eh, direi assolutamente sì, poi ripeto eh, mi viene sempre da pensare al dolore che, o al fastidio no? che si può sì. provocare. Oh, invece quest'altra immagine... Questa che immagine parla? come vedete c'è una grande callosità sotto mm. la pianta del piede, in realtà eh, è un segno di ipercarico quando ci sono queste callosità vuol dire che il piede non ha un appoggio eh, fisiologico e quindi bisogna andare comunque a... Eh, Rintracciare, a valutare tutte le cause che possono determinare questo problema. Eh, per chiudere abbiamo un minuto mi rivolgo ai genitori che ci guardano per i bambini o gli adolescenti, diciamo, in età scolare, eh, quando è consigliabile diciamo, un controllo e magari l'applicazione di un plantare che può prevenire poi col passare degli anni certe problematiche? Allora diciamo innanzitutto, a meno che non ci siano problemi dalla nascita che quindi mm -hmm. si eh, evidenziano nell'immediato, consiglio un controllo dopo i due anni, eh, quando il bambino ha una deambulazione già sicura. E al momento, in quel momento si può comunque consigliare una calzatura idonea e laddove eh, c'è la necessità eventualmente prescrivere un'ortesi. E quindi insomma il controllo già ecco, da piccolini, cominciare sì. perché... Perché poi sottovalutiamo a volte delle cose, no? uno fa tutta una serie di visite, anche il piede è importante per come lo si appoggia, per la stabilità posturale che deve dare chiaramente per evitare l'insorgere di tante problematiche che abbiamo affrontato oggi, grazie alla presenza della dottoressa Lucia Bondi, che ringraziamo perché è stata molto chiara ed esaustiva. Quindi grazie, dottoressa. Grazie a voi. Grazie davvero e a tutti voi che ci avete seguito, l'augurio di una buona serata, di buon proseguimento. Grazie.